Cinzia, saluta i miei amici di YouTube. Un beso, è la prossima volta che mi vedete. Assenzio. Il battesimo dell'Assenzio solo con me. Ecco, bene. L'altro giorno ho aperto auguri. MSN, c'era, ha mandato la foto a Paolo, ci ha messo un secolo meno. Ciao! Ma detto che... Ci stiamo praticamente riprendendo a vicenda. Solo che il su, ecco, mettiti un po' più in qua, che se no non ti vedo, ok. Io verrò tutta bella scuretta. È un pochino sì. È un po' sì, però tu sei nitidissima da me. Sì. Da lui dormiamo lì. Ok. Verrai benissimo. No, Massimo, dai un bacino in telecamera. Lo so. No, sono 3:10. Non so perché, ma mi ricordo questo raduno di cui stavamo parlando. Paisan. Sì. No, no. Quello... No, stavamo parlando delle due gocce d'acqua dei Paisan, quando siamo andati via, che erano dietro di loro. Era dei Paisan? L'ultimo weekend? Siamo andati al ristorante. Ah, che stavano dicendo che dovevamo andare a mangiare a Bomboloni, però... Ah, ok. Ci hanno detto che abbiamo... L'acqua dell'anno scorso di fuori fase. Questi che avete appena visto anch'io, sono i miei amici. Persone molto... Persone molto sane di mente. Ehi, prendi il distillato migliore. Persone... Ti ho già ripreso! Se sei... Mania di protagonismo. Ma ecco, mania di protagonismo che ne ho già, già avuto abbastanza questa settimana. Qui siamo al raduno dei Vaccari, vicino a... Vaccari. Cinzia, tu che puoi, che sei mezza dura, vai. Non so se mi vedete perché in realtà sono un po' contro luce. E ma sono le... Che ore sono adesso? Picchetti. Poi mi butto... Sono le 3:15 di notte. Sulla coppa e delle tende. Dobbiamo ancora montare la tenda. Io e questo soggetto qui, cioè, ci sono soggetti molto strani, come potete vedere, molti ci sono soggetti molto folcloristici, come mi suggerisce la Cinzia. E... è alle 2 passo di notte con la... Che le 2, le 3 passo di notte con la senza in colpa di in corpo dire folcloristici. È una gara dura. Lo devi fare? No. Devi riprendere? No. Sì, sì, l'ho già ripresa, stai tranquilla. Voglio vedere se cade giù. La vedi meglio in diretta. Okay. Volevo dirtelo, eh. Lo so. Vedi meglio in diretta. Va bene, comunque salutate i miei amici di YouTube. Ciao! Ecco, adesso fottuti a vita. Invece grazie. Già c'è abbastanza lei su... Allora, qua stavamo... Lui gli dice che si è fregato lui, eh. È il ragazzo che si frega. Il fatto che c'è un cervello così quello là. Si, poi. Si frega perché in una puntata che lui deve andare a testimoniare su un delitto. Alla fine testimonia il falso perché lui aveva detto una cosa, però alla fine non è quella. Poi ho detto perché qua mi hai detto no, dopo arrivano che lui aveva mentito. Io comunque sì, sono andata a vedere. Allora, qui se la stanno becca. Raccontando, si stanno. Facendo tutta una discussione molto, molto, molto animata sulle serie TV più aggiunta, cioè cambiata la, come si dice, crimine, le ossa di, ossa e ossa di metallo, cose, sì. Non so cos'era, e io ho messo ossa umane, backstage del video della Chiaretta. Sì, e questa è sempre qua che filma, cioè lei sta, più me, sta filmando più o meno da, cos'è, 20 minuti? 25 minuti di filmato. Che è una trinità che ha dato fuori di testa in pallone, cioè, completamente. Allora, voglio dire, per sempre, guarda che ti zoomo, aiuto, aiuto, mi zoomo, aiuto, aiuto. La quarta serie di Bones. Vabbè, qua stiamo parlando di Bones, di non so cosa, killer, mangiare carne umana. La stagione comincerà un nuovo Bones su Sky. Mentre questi se la raccontano su CSI, ma io c'ho anche se la raccontano proprio serie, tutte le news delle serie che non si sono ancora, no, ma quando io alle 3:30 di mattina col telefonino a cosa mi caga di Negrone. Al Negrone, ah sì, mentre se la raccontano di CSI e le puntate non viste e le serie CSI e le serie nonna serie ottava nonna, quella che era nell'ottava succede nella nona delle serie che su poi si scopre il come TV normale ancora non si sono viste, che cerchiamo andare a chiedere l'assassino è la donna delle pulizie e si vede.
Queste carogne! E che si vedono solamente su Sky, vi faccio vedere un pochino il raduno. Anche se in realtà sono le 8 ore, sono quasi le 4. E tra mezzo di notte, va bene, ormai non c'è più nessuno, però vabbè. C'è la batteria che è lì. Perché c'era un mio amico che glielo faccio. Allora, qui c'è il bar. Qua ci sono dei soggetti che non sono proprio molto dritti. Dalla quinta serie di tutti li mandano via. Fate i saluti di coda che così smetto di registrare. Che sarebbe ora. Infatti. Sono varie cose. C'è la... Vorremmo rendervi partecipi. Lei è molto andata. Infatti siamo arrivati. Vorremmo rendervi partecipi di questa cosa. Adesso vediamo una bella caduta di stile. Adesso si ammazza. Io sono nemica matrimoniale, sto lento. Quella col cerchio? Che ti rilanci? Quando... L'ho vista lì per coppia. Ho detto che c'è suo papà che non l'ha preso, perché mentre lancia la tenda, tira la dentiera. C'ha le dita rosse da Crystal Ball, forza di tric tric tric. Quando l'abbiamo montata la prima volta con Crystal Ball ci puoi giocare. Yeah! Noi abbiamo montato la nostra e Thomas di fianco ha montato lo suo, ci guarda e ha detto ma la tua sta nel mio pretenda. Ho detto, oh, se stanotte piove, ho detto mettete la tenda sotto il nostro pretenda. E ti guarda male. Hanno ampliato perfino l'area party, il camping. Guarda, te finisci qui sotto, dormi lì sotto, dove c'è anche la luce. Dormiamo qua. Allora loro. Che le zanzare ti mangiano. Loro due vanno a casa. Ascolta, ma Dumaru. Loro due vanno a casa. Io sono la donna Cristal. Vado a vedere di conquistare i cuscini. Ecco. La donna. Respira fino in polmone. Ma guarda, a me non dà. La donna Asensio e Crystal Ball. No, non mi dà. E noi adesso andiamo a montare la tenda alle 4 di mattina. No. Ciao! No! No! Come la Cinzia dura con 3 o 4 litri di Asensio in corpo. Cioè, fino a domani mattina. Tu sei consapevole che io questi video li metterò veramente su YouTube, vero? Tipatica! Buongiorno. Ci siamo appena svegliati. Sono le? Che ora hai detto che erano prima? Le più marrone. Le? Adesso sono le 9.07. 9.07. E siamo andati a letto alle 5, no, quasi le 5 erano. Mi domando, perché svegliarsi alle 9.07 quando potremo dormire fino alle 11? No, ci dobbiamo svegliare alle 9.07. No, a parte il caldo, a parte il macello che ci fa male. E quindi niente, andiamo a fare colazione, evitiamo che la tenda ci voli via perché c'è un po' di venticella. E non è molto ben fissata e quindi rischiamo di volare via con la tenda e tutto. Ok, 5 del mattino. E qui abbiamo anche l'asinello. E poi abbiamo una mucca. Ciao asinello! Adesso mi mangia la videocamera. Ciao asinello! Ciao! Oddio! Aiuto! E qua invece ci abbiamo un cavallino. Ciao! Ciao cavallino! Ciao! Non ho mai visto un cavallo così da vicino. Ciao! Il risveglio dei biker brutti e cattivi. Posso fare il video a questo tizio qua. Buongiorno. Buongiorno. Hello. Buongiorno. Ciao! Oh, oh, oh. Scena bucolica, scusate il commento. Montaggio tenda. La tendina. Ciao. Saluta. No, salutala su. Sema. Mando bacetti.